Siamo con Domenico Colapinto che ci racconta una storia veramente forte e per questo già ti ringraziamo. Da quanti anni è che fai questo mestiere anche duro, il pescatore? Dal 71. Hai iniziato a che età più o meno? 15 anni. Una vita di sacrificio, intensa. Esatto. Ecco, un pescatore esce in mare, va fuori, mi raccontavi, anche 6 mesi, anche sì, periodi lunghi, a volte si pesca bene, a volte si pesca male. Dipende, sì. Però nel tuo caso, il 3 ottobre, è successo qualcosa che ha segnato la tua vita. Il 3 ottobre eravamo qui a pescare ponente da Lampedusa, lì, fuori ponente. Quando abbiamo tirato sulla rete la mattina verso le 6:30, così, abbiamo imbarcato tutto, e eravamo dietro a fare pesce. C'era mio fratello sul timone, c'è mio fratello, dice: Domenico, guarda che prova, c'è qualcosa che non mi convince, vuoi vedere te che va, vedi meglio? Ho detto: vabbè, vado io. E ho visto davanti a noi una barca che già era quello che stava salvando altre persone. E dico: guarda Raffaele, è così così. E io comincio ad andare avanti tutta forza con la barca. Quando ci siamo vicino, ci fermiamo e incominciamo, mi sa che perché in mare c'è un sacco di persone. Vedevo solo le teste. Quando siamo avvicinati c'era una tragedia in mare. Tutta gente che gridava, alzavano le braccia, che volevano salvare, insomma. E noi ci siamo messi dietro, abbiamo abbandonato tutto, dietro a raccogliere questi profughi, queste povere gente che erano stremate. Perché come dicevano loro, dalle 4:30, che noi siamo arrivati qui in zona alle 7:10. Là, erano quasi arrivate, non ce la facevano più. E ci siamo fermati e cominciamo a mettere sulla barca. Anzi, per mettere sulla barca una persona si faceva fatica perché erano punti di naffita, olio, perché la barca una volta che si è rivolta lì a far uscire di naffita, loro avevano tutto sul corpo, ingerito pure. E così abbiamo preso 18 persone in un'oretta più o meno. Purtroppo le vittime sono state tantissime, 366, e 18 che proprio tu, in prima persona con tuo fratello, avete salvato. Ti senti un eroe? No, per niente. Non si tratta di essere eroe quello. Chi gridava e non poterle salvare è stata una cosa per noi, proprio per me, proprio perché sono anche sotto cura psicologa io. Ancora ho 3 sedute da fare. Per quello, perché vedevo che i ragazzi gridavano, mi giravo e non li vedevo più. Per salvarne uno non potevo andare a salvare quell'altro, come facevo? Ma oltre a chiamare i soccorsi, in quel momento lì, c'è stato anche un tuo chiedere aiuto a Dio? Quello sì. Ho fatto tante volte, mi sono messo tante volte a piangere e tante volte ho fatto la croce mentre prendevo quei ragazzi. Quei ragazzi vengono purtroppo dalle guerre, da fame. Penso che vengano a trovare una cosa migliore, ma però ci lasciano anche la pelle. Una brutta cosa, spero che non si ripeta più veramente.